Ok, buongiorno. Siamo nella zona del Terminillo. Oggi è 7 luglio 2019. E sono le ore 7 e 5 minuti, siamo partiti da 5 minuti. E stiamo andando a fare la cima di Vallorgano, che è un 2000 e passa della zona del Terminillo. Perché manca Cinzia per finire il 2000 del Terminillo, quindi accompagno lei. E siamo alla Sella del Vento a 1617 metri, quello è il Monte Cardito, ve lo faccio vedere, quello è il Monte Cardito. Siamo io, Cinzia e Eva, che stanno qui, siamo per entrare nel bosco. C'è un 14 gradi, erano 14 gradi, insomma, via, si sta abbastanza bene, no, si sta benissimo. Poi fa appunto un percorso nel bosco. Siamo alla Sella del Vento a 1617, da a 30 minuti il Monte Cardito, a 40 il rifugio La Fossa dove passiamo noi, poi la Fonte d'Acqua Santa dove andiamo noi sta un'ora e 30, la Sella di Vallorgano dove andiamo noi sta 1:50, poi Lisciano del Termino da qui da 3 ore e 40, e la Madonna, ci avrò messo un paio d'ore io, ma neanche ce l'ho messo io, le ho messo 8 ore da qua, porca miseria. Il Poggio Bustoni qui, 6 ore e mezza. Va bene, andiamo, adesso noi andiamo, andiamo a Primo Ricoso e prendiamo il rifugio La Fossa e poi faccio le bellissime. Poggio Bustoni dove è nato Battisti. No, Poggio Bustoni dove è nato Lucio Battisti, 6 ore e 30, ok. Andiamo avanti, ci vediamo là più avanti, via. Eccoci qua, ci siamo inoltrati nella faggeta. Bellissima, questa zona da funghi quando è il momento, stupenda, poi è bella pulita, vedi. Oddio. Ecco le nostre camminatrici della giornata. Siamo solo in tre oggi, eh. Ci siamo persi tutti per strada, chi da una parte, chi da un'altra. Ma la prossima camminiamo il sabato. L'estate? Perché allora, la domenica vengono, non viene nessuno. Sabato prossimo andiamo al raduno? Mi sa di sì. Forse sabato prossimo andiamo al raduno di Riccardo Capitelli. Lo vediamo, io al Monte di Cambio. Ok. Eccoci qua. Siamo immersi nella faggeta. Questo è uno dei percorsi più belli per raggiungere la vetta del Terminillo, oltre la Sassarelli, Terminelletto, quello che volete. Secondo me è il sentiero più bello, anche perché nel pomeriggio, quando comincia a far caldo, per infilare dentro sulla strada di ritorno, per infilare dentro questa faggeta, e se sta una crema proprio. Adesso sta benissimo, fa circa 15-16 gradi. Non si suda per niente. Tra poco arriviamo a rifugio La Fossa, che sta proprio dentro la valle. La cosa un po' brutta è che dovete scendere un po' prima di cominciare a salire, però dai, è una cosa fattibile, vai, non è niente di faticoso, è tranquilla come passeggiata questa. Questa, guarda, la faggeta è bellissima. Con le signore. E le signore cominciano a bere. Eccoci qua, ormai siamo in prossimità del rifugio La Fossa, già si vede il tetto da qua. Da qui, una volta che è dal rifugio inizia la salita. Che ci porta sopra. Sì, questi parlano di arrosticini perché domenica prossima come si chiama lì a Prato Roseto, Piano Roseto, a Piano Roseto in Abruzzo, provincia di Teramo, c'è la sagra della pecora alla Callara, quindi si sta... No, la sagra della pastorizia. Vabbè, la sagra della pastorizia, c'ha ragione. E poi c'è la pecora alla Callara, rosticini e tutto quello che riguarda la pecora da magnà. Formaggi, tutto. Allora stiamo pensando di andare a fare un giretto alla sagra della pastorizia. Domenica, la sagra è sabato e domenica, sabato 13 e domenica 14. Quindi fateci un sarto, che bello, Piano Roseto, in provincia di Teramo. In pratica state in mezzo tra la laga e il Gran Sasso, è un vero spettacolo. Poi noi abbiamo casa là vicino, o quello che rimane dalla casa, delle case, che erano due. Ciao! Eccoci qua, siamo arrivati al rifugio La Fossa, a 1505 metri.
proprio sotto le pareti del Monte Terminillo, guardate che bello. Che spettacolo. Bello, eh? Guardate sotto tutte le pareti. Il boschetto, bello. Andiamo a vedere qua. Che dice il rifugio alla fossa. Comune di Cantalice, rifugio lega ambiente la fossa. Dio puzza. Sì, che poi vengono, la lasciano aperto, c'hanno gli animali. Questo dovrebbe essere aperto, questo locale. Sì. Detto che la porta era rotta, eh? L'ho aperta l'altra volta, ma trovo che casca in testa, perché manca un vino e collo, infatti manca un cardine. Quindi... Gli manca un cardine, gli manca. No, lasciala, la luce sta niente dentro. Ecco, questo è il rifugietto. Una foto sulla panca, che vuol dire? Ecco. Quelle sì, perché quelle sono private, sono quelle dell'area ambiente. Ma vedo un po' aperta l'acqua, lasciatela. Ok. Sì, eccoci qua. Dopo aver fatto i primi 2-3, forse 4, non ci credo, chilometri da Pian de Valle a Rifugio La Fossa, che abbiamo raggiunto e superato, tutto in discesa, e adesso i restanti chilometri, che non credo siano tanti, 3, forse 4, ma non ce so, sono tutti in salita. Questo è il pezzo un po' più duro. Che rientra nel, la cosa buona è che è faticoso, ma sta nel bosco, non sudi, quindi è freschetto, se sta benissimo. Una volta usciti dal bosco è sempre salita, ma sale un po' più leggero, un po' più leggero, vedo? Raggiungevo prima la fonte Acqua Santa, mi pare si chiamava così, non mi ricordo, vabbè. Ok, continuate a salitella, quando le stancate, le fermate, 30-40 secondi e ripartite. Continua la salita, adesso siamo usciti dal bosco, adesso in poi è tutto all'aria aperta proprio. Cocinzia che arranca sulla salita, brum brum. Metti la turbina. Ecco anche Eva, sempre con la sua maglietta inconfondibile verde pisello, che Dago appena la vede, dicevo, questi vanno a qualche parte, quando si vestono di verde e di rosso. A qualche parte vanno. Cioè, le pecore, le vacche qua, eh. Eccoci qua. Arrivati alla sorgente Acqua Santa a 1745 metri. Che è questa qua, la sorgente Acqua Santa. Esce un filino d'acqua. Le prime due vasche sono vuote. E queste qui. A quella lì ce n'è solo una con un po' d'acqua, da dove esce. Ecco qua. C'è scritto qua. Fonte Acqua Santa 1745. Fonte o sorgente, via. È una sorgente qui. Ok, ecco qua, c'è proprio un filino d'acqua, giusto proprio per far bere gli animali. Bella però, eh? Lo sa. Qua, qua. Ok. Eccoci qua, Sella di Vallorgano. Adesso la prossima è la Sella dei Sassetelli e la cima di Vallorgano, che è questa appassionata rocciosa qua. È rimasta così. Ecco Rieti, cavalli al pascolo. Si vede che sta arrivando al maltempo domani, eh? Sì, arriva, si abbassano le temperature, i temporali del nord arrivano qua. Cielo a pecorelle, acqua a catinelle, eh? Eccole qua, dirette alla cima di Vallorgano. Ma che ce la fa? Ma cammina. Bella, va tutta a svolte, va tutta così, fa. Ah, vedi, è questa che vedi qui sopra qui, eh. Guarda, se fa massimo mezz'ora, ma proprio tanto. Vabbè, quarto d'ora vediamo prima, c'è la mezz'oretta a farla, eh. Bella, va tutta a girava. Ti ho detto, non è difficile, perché io ho visto che... Ma di che sei? Sì, guarda quelli dove sono arrivati già. Sono partiti dopo, appena via di noi, eh. Dove devi fare a te, l'importante è che sali. Come dura la salita, na 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 na. Ma usali, no? Ma che sei, che c'è bisogno dei mani lì? Dovevi passare lì senza mani.
Cioè fa diventare una cosa più difficile quello che è. Ok, dopo circa 3 ore e 10 minuti siamo arrivati alla sesta, che è quella che vede là. Quello è il Terminillo, quella è la Vetta Sassarelli. Questa è, mi porta al Terminillo dalla parte di Fugio Sebastiano, su questo discendo di sotto. Possiamo salire da qua. Noi veniamo da qua sotto, dalla sella di Vallorgano, e adesso ce ne andiamo qui sopra, che è questa qua, perché sta 10 metri più avanti, che è la cima di Vallorgano, 2000 metri e passa. Ok, eccoci qua, 2090 metri, cima di Vallorgano, ed ecco qui le nostre eroine sulla cima di Vallorgano. E con questa Cinzia ha finito il set di realismo. Sì, vai avanti. Con questa è finita tutte e 7.000 di riadini. Altro giorno Patrizia, oggi te. Ed ecco era sulla Vallorgano, no? A 2090 metri. Ed ecco Cinzia che con questa settima vetta da 2000 conquista tutte le vette del Terminillo. Quello lì che è il Monte di Gabbia, ti manca quello, e poi ti manca questa qua, questa qui che è la Vetta Sassarelli, questa qua la persona in piedi, la vedi? Vabbè, quello è il Terminillo, quella è la Sassarelli, quello è il Terminelletto, là si vede l'elefante e il Valloni, insomma non è che si non danno. E quello è il Monte di Gabbia, questa qui sotto qui è la cima dell'Innominata. Ok. Ok, siamo in discesa dalla Val d'Organo, dalla cima della Val d'Organo, ora ci arriviamo a Pian de Valli. La discesetta è un po' scivolosa, piano piano, perché è tutta brecciosa. La chiamano la Sassaiola. Perché sono due i motivi. Primo perché è scivolosa e piena di sassi. Secondo perché se uno deve fare rote, chi ha più piena sassate? I sassi non mancano. Questa è l'Eva che scende, quest'altra è Cinzia. Tanto se cascate, cascate di culo, il culo ce l'avete grosso, ammortizzate. Siamo quasi tornati alla sella di Vallorgano, di Val d'Organo, lungo il sentiero che scende dalla cima di Val d'Organo, riporta alla sella di Val d'Organo. Infatti sta a quest'ora a me sono un po' più peggio. La montagna va sempre affrontata prima mattina presto, pomeriggio la montagna può cambiare sì, a questa postura improvvisamente. Ecco, tutte e due scendono, tutte e due verdine, ed ecco la gente che sale a quest'ora, come io va. Questa ormai è quasi tutta salita, ma però è dolce, capito? Va piano piano, va, sale su dolcemente. Però stai pure al fresco, eh! Abbiamo superato il rifugio La Fossa, adesso riprendiamo tutto questo sentiero che passa dentro la faggeta, tutto al fresco, sono quasi le 13 del pomeriggio, un caldo bestiale, neanche tanto perché ha smesso di tirare vento, comunque. Però qui dentro si sta benissimo, mettere una sdraietta, io qui mi allungo, ci vediamo domattina. Vabbè. Ok, ci vediamo per il saluto finale. Per che cosa? 82 anni. Che miseria. Eccole qua, sei arrivata a Pian de Valli dopo quasi 7 ore. Mamma mia. Ok, camminate via. Mamma mia, oggi ho accusato. Finimo l'escursione, finisce qui a Pian de Valli. Dopo quasi 7 ore di escursione. I chilometri non lo so perché non l'ho presi, la traccia la conoscevo, quindi... non mi sono messo neanche a prendere i chilometri. Ci vediamo domenica in Abruzzo. Alla prossima escursione. In Abruzzo domenica. Da capire, mica è detta ancora. Beh, noi ci andiamo comunque, no? Ah, beh.